Buonasera a tutti, benvenuti ai relatori che vengono da lontano e do la parola al professor Massimo Firpo che coordina i seminari di storia moderna alla Scuola Normale, il quale gentilmente ci farà un saluto e poi più tardi dovrà ripartire. E poi proseguiamo con la presidenza di Stefano Baldassarri. Io farò una brevissima introduzione e poi daremo inizio alle relazioni. Grazie Massimo. Grazie a te, grazie a tutti i partecipanti. La pedagogia ci impone la disciplina, quindi vediamo di migliorare. A nome della scuola è un piacere dare il benvenuto a tutti i partecipanti. Del resto mi pare che la Scuola Normale sia una sede adattissima per occuparsi di itinerari del sapere. In questa sede gli itinerari del sapere si percorrono. Mi scuso se non potrò partecipare ai lavori perché devo andare via, ma mi sembra che il tema del convegno investa questioni di notevole interesse, di notevole larghezza, cioè la figura del precettore, del pedagogo, financo del pedante, come si diceva una volta, nell'arco di molti secoli e nell'arco di uno spazio geografico molto vasto, che interseca quindi molti problemi della storia europea. Avete visto dal programma dei lavori che il convegno spazia in un'area geografica molto vasta, dalla Spagna alla Francia, all'Inghilterra, al Regno di Napoli, al Piemonte, e spazia in un arco cronologico molto vasto, che va dal 400 fino all'800. Ed è, come vedete, temi che intersecano questioni di storia sociale, intersecano questioni di storia della trasmissione dei saperi, della continuità dei modelli culturali, delle identità religiose, della confessionalizzazione. I temi sono molto vasti e, come dire, questo arco di lungo periodo, come dire, copre temi molto vasti, dall'uso o riuso dei classici, penso a Plutarco o ai grandi classici della stagione del pieno rinascimento, dell'umanesimo, naturalmente Erasmo, che De Pueris Statim, anche liberale ten instituendis, dal De Liberis Rex Instituendis di Sadoleto, fino all'educazione cristiana dei figliuoli, scritto da Silvio Antoniano, su disposizione, su incarico di San Carlo, fino a Rousseau, fino a Filangieri, fino alla pedagogia illuministica, con tutti i cambiamenti radicali che ciò comporta, anche se in una comune fiducia della razionalità dell'educazione, passando attraverso precettori illustri. John Locke faceva il precettore, o Berkeley faceva il precettore, insomma, mi sembrano temi questi di un grande interesse, così come magari fondata su una sfiducia nella razionalità, ma a sua volta ricomposta in un'altra sfiducia nella razionalità, la pedagogia gesuitica, prima, dopo e durante la soppressione, con questa capacità di durare, di assumere facce multiformi, di adattarsi alle condizioni del tempo. E poi un altro tema che mi pare interessante, molto interessante in questo disegno, è l'esperienza cosmopolitica del Grand Tour, anche questo che non è soltanto esperienza pedagogica o di istruzione, ma anche un tentativo, voglio dire, di superare barriere, fratture religiose, attraverso i quali, come dire, la nobiltà europea, nell'età anche della nascente massoneria, ritrova, rinsalda i suoi legami unitari e trova, come degli elementi in una cultura comune che attraversa in qualche modo le barriere di natura religiosa. E poi il tema specifico, un tema fondamentale, il tema cosiddetto, mi pare che ci sia una relazione su questo tema dell'education princière, dell'educazione del principe, come problema che riguarda lo specifico del principe, ma riguarda naturalmente la politica, non le istituzioni, ma le modalità del governo. Anche questo tema che trova precedenti illustri, perché ovviamente l'istituzione principe cristiana di Erasmo da Rotterdam, ma scusate se tiro un po' la cosa per la coda, ma lo stesso principe di Machiavelli è un trattato pedagogico che spiega al principe come si deve comportare. Fra i due non c'era, come sapete, assoluta identità di vedute. Il problema a sua volta specifico dell'educazione dell'infanzia e del tema a sua volta ulteriormente complesso, perché siamo in una stagione che è stata definita della confessionalizzazione, l'educazione cristiana, in un'età di frantumazioni religiose, e quindi con tutto quanto attiene il controllo delle coscienze, o quello che è stato definito altresì il disciplinamento. Avete visto nella
bellissima immagine che sta sull'apertura, un vero capolavoro, non sono riuscito a capire, la professoressa non lo sapeva, ce ne sono altre altrettanto, altrettanto belle, ne ho trovata questa, meriterebbe di per sé un contributo iconografico, infatti, quella figura del pedagogo. Pensato. Vediamo qui questo fanciullo, tutto compiaciuto del suo fioccone rosso, delle sue trine, dei suoi velluti, delle sue sete, dei suoi rasi, che però tuttavia con quella mano, una mano che ricorda, se ve l'avete negli occhi, ricorda lo spettacolare ritratto che Tiziano fece di Pietro Bembo, una mano che indica quel gesto, il gesto dell'eloquenza, e con quel gesto il fanciullo esprime quanto il suo pedagogo ha saputo trasmettergli, e quel pedagogo usa a sua volta la sua mano per mettergliela sulla spalla, in cui lo protegge, lo incoraggia, lo tiene a freno, e al tempo stesso con quella veste clamorosamente clericale dà affidamento a chi guarda quell'immagine dell'assoluto rigore, ortodossia cristiana dei principi della sua educazione, e financo, lasciatemi dire, una, come si dice, sovrainterpretazione del tutto arbitraria, della quale mi scuso in anticipo, quelle guance rubizze che segnalano altresì il piacere con cui si siede alla tavola nobiliare cui è ammesso e approfitta di qualche fringe benefit che questa tavola nobiliare offre. Insomma, scusate la battuta, mi sono chiesto perdono prima, ma l'immagine è davvero, davvero strepitosa, insomma, che varrebbe la pena di racchiudere in sé questa immagine, come spesso succede alle fonti iconografiche, una quantità di messaggi assolutamente straordinari. Insomma, si tratta di problemi grandi, problemi di lunga durata, e sono certo che su questi temi il convegno saprà portare il contributo di ricerche originali e di discussioni vivaci. Ancora mi scuso di dovermene andare presto e auguro a tutti buon lavoro. Grazie Massimo. Grazie.